Ma proprio non li dimostri 40 anni, eh? No, no, è altro No, che. non li Altro che. dimostri proprio. Non li dimostri, caro Marco. Ci siamo, eh? Sì, beh, cerco di non pensarci. E la rete contro l'Arezzo va ad anticipare Marco Sansovini su cross di Felci, niente meno che Ranocchia. Dici bene, dici bene. Cioè, Beh, insomma. potevo solo anticiparlo perché fare un duello con lui era dura. Però tanta roba, eh. Poi tra l'altro l'asse Felci-Sansovini funzionava in quella stagione, molto bene, devo dire. Sì, Simone, vabbè, Simone è stato veramente un ottimo giocatore in categoria, era uno dei migliori esterni destri. E capivo benissimo dove andava a finire la palla. Mi ha fatto fare tanti gol e quantomeno mi ha fatto anche arrivare tante volte al tiro. Pescara-Taranto 2-1, questo è il raddoppio di Marco Sansovini dopo il pareggio momentaneo di Cutolo. Guardate qui un'altra grande giocata di Cardinale, è il colpo di testa di Sansovini a superare l'estremo difensore della Taranto. Questo è il grandissimo gol di Massa Carrara. Pazzesco. Un bel gol, è stata una vittoria importante quella. Era una squadra che poteva dar fastidio a tutti quanti per il campionato. Salamon, ancora Laverone che scivola, colpo di tacco a liberarsi dell'avversario di Caprari. Attenzione, lo scambio con Bjarnason, il filtrante, lo scatto di Sansovini, uno contro uno con Vigorito, lo supera, calcio di rigore e rosso per l'estremo difensore della Vicenza. Attenzione, la rincorsa, Bebuchai, il destro, rete, 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 il Pescara in vantaggio, 42esimo minuto, nel corso della ripresa esplode l'Adriatico, 15.000 spettatori in visibilio. Bei ricordi, lì soprattutto il merito è di Marco, ho visto veramente in formissima, quindi più merito suo che mio lì. Ho visto che attaccavo con la profondità, pensa. L'attaccavi bene, È emozionante vedere certe cose. Sulla carta avevamo uno squadrone, forse una delle squadre più forti della B degli ultimi anni. Insigne, il controllo col destro di Marco Sansovini e il diagonale col sinistro, tutto a Bellissimo. 1.000 all'ora. Questo è un gol, secondo me, difficilissimo. Vedi che aveva ragione Zeman, Marco, a farti giocare più esterno. ha avuto ragione, per fortuna. Ma anche e soprattutto per fortuna per me, perché io il mister la devo ringraziare tutta la vita, no? 9 volte su 10 chiaramente andavamo da Insigne, non da me, perciò era più facile per me finalizzare. Certo. Quando vedevo Lorenzo che stoppava la palla, prima già che la spostava, sapevo comunque che sarebbe arrivata la palla nella maniera giusta, quindi riuscivi a guadagnare quella frazione di secondo sull'avversario. Ma io lo vedo ancora come giocatore, lo vedo ancora in forma, quindi se ne può ancora fare un altro anno. Prima grande partita di Marco Verratti, Pescara-Sampdoria, testa alta, corridoio per Marco Sansovini che fa il taglio solito. Elude il difensore, portiere e fa gol. Marco, che giocata Verratti lì, eh? Vabbè, ma per Siamo qua. Marco sono cose di una normalità estrema, visto fare delle cose mostruose, lo classifico fra i fuoriclasse del calcio. Il rinvio di Anania, è chiaro, insomma, quello che ha fatto Insigne in questa azione è pazzesco, un po' quello che è successo in Napoli-Inter. Gioco di gambe, cross col contagiri per Maniero che segna il gol. Non è stato un unicum, ecco, questo volevo dire, anche perché provavate spesso questa opzione. Sì, non c'era niente al caso, quindi quello che si vedeva era tutto provato. Tutto Poi, essendo le provato. giocate, chiaramente stavano anche nell'inventiva del giocatore, nella sua Certo. qualità, però la struttura, l'impianto di gioco era provato e riprovato in settimana per tutti i mesi dell'anno. Pescara-Siena, nel secondo tempo assist di Marco Verratti per Sansovini, primo gol con la maglia del Pescara in B per il sindaco. È stato un gol importante perché comunque hai dato il primo punto in Serie B, sei partita col piede giusto perché incontravamo una squadra fortissima. Il migliore, adesso lo posso dire così non faccio quello che È Eusebio Di fai, è Francesco. il migliore sicuramente. Se dovessi farlo allenatore, se dovessi avere la possibilità, sia che può essere a livello giovanile, a livello di prima squadra. Sicuramente spero di portarmi dietro questo bagaglio culturale calcistico di campo, ma non solo di campo, ma anche di relazioni con i giocatori, perché quello è un aspetto fondamentale. E Mister Di Francesco ha fatto la differenza, soprattutto io credo, su questo qui, oltre che sulla sua grande competenza, perché la squadra
lo riteneva credibile e gli andava dietro a livello tecnico, ma ha riconosciuto una grandissima umanità e una grandissima affinità, una grande empatia proprio con lui. Attenzione, palla recuperata dalla Pescara da Gessa De Memusciai, poi Sansovini elude l'intervento di Rinaudo, prende la mira, incredibile gol Marco Sansovini, il Pescara si porta in vantaggio, sblocca la situazione al terzo minuto di recupero, un missile terra-aria e sono 48 le reti realizzate in maglia biancazzurra da Marco Sansovini, Eurogol strepitoso, il pallone si è infilato all'incrocio dei pali alla sinistra dell'incolpevole Jean-François Gillet, una bomba, un grandissimo gol, una meraviglia. Ancora Caprari, vediamo lo scambio con Memusciai, Caprari 16 metri, attenzione, libero Sansovini, il controllo sinistro, rete, rete, un gol fantastico, davvero straordinaria la prodezza di questo giocatore immarcescibile, il Pescara è di nuovo in vantaggio, questo è un super gol, prodezza, davvero una magia, ancora lui, Marco Sansovini. Seguiamo gli sviluppi di questa azione del Pescara con Sansovini, lato corto dell'area di rigore, entra in area il suo sinistro, grandissimo gol, il gioiello di Marco Sansovini. Che prodezza, Marco Sansovini, sono sei gol, ma questo era davvero da posizione impossibile. Sono andato a ripescare, caro Marco, questo gol che realizzasti nell'estate 2015, il ritiro col Pescara di Oddo, se non vado errato, mi sembra a Cingoli contro la Maceratese, qualcosa del genere? Tutto giusto. Mamma mia, cioè questo è uno dei, belli che hai fatto con la maglia del Pescara, sebbene in amichevole, però insomma io credo che sia la stessa cosa. Quello di non aver fatto neanche un minuto in Serie A rimane il rimpianto più grande della tua carriera? Ah sì, sì, quello sicuramente, però il bilancio della mia carriera io lo reputo sempre positivo, perché per come era partita, ecco, si parlava degli infortuni, anche io non è che sono stato proprio fortunato, sì, perché a 20 anni già avevo fatto 2 crociati e un menisco, quindi era partita parecchio in salita la mia carriera, e per come è andata e come si è conclusa non posso che essere contento. Quindi dove dobbiamo venire a Roma? Il civico qual è? Dopodomani. No, no. È stato molto grazie gentile. A voi e un saluto a tutti quanti.